Buonasera mister, intanto complimenti per la vittoria, avete 54 punti, l'anno scorso avete chiuso a 55, se l'avessero detto all'inizio il miglioramento sarà avere 9 giornate di vantaggio, soddisfatto per questo, dovendosele poi giocare però. Bah, vedremo alla fine quanti punti faremo, se saranno utili per quello che è il nostro obiettivo, insomma è chiaro che un miglioramento c'è stato e speravamo di essere un po' più in alto e soprattutto dopo l'inizio chiaramente pensavamo di essere in una posizione migliore. Buonasera mister. Buonasera. Con l'infortunio a Icardi e il giallo nel finale a Palacio, quanto sarà importante recuperare Jovetic per la gara contro la Roma, se sarà possibile recuperarlo? Grazie. No, sicuramente abbiamo un problema in questo momento perché Jovetic non sta bene, non credo sia recuperabile per la partita con la Roma, vedremo nei prossimi giorni, ma è abbastanza difficile. Palacio non ci sarà e Icardi neanche, penso, perché comunque non credo che potrà recuperare per domenica, a meno che non sia proprio una cosa da 2-3 giorni, però non credo. Prego. Posso? Vabbè, sì. Al primo minuto c'erano già 3 giocatori che si riscaldavano, come mai? Perché Perisic alla fine del riscaldamento aveva avuto un problema, aveva avuto un risentimento tra la schiena e il gluteo, quindi avevamo paura che si potesse far male all'improvviso, per quel motivo lì. Altre domande? Prego. Uguale. Ciao Roberto, senti, ciao. Comunque è qualche partita che è migliorata la circolazione di palla anche in uscita, merito di qualche giocatore che ha migliorato le sue performance o una cosa mentale? No, ma è migliorata, e ci sono dei momenti in cui le cose vanno meglio, altri in cui vanno peggio. Sicuramente stasera non era una partita semplice perché Bologna chiudeva benissimo, veniva da risultati importanti, non concedeva gol, quindi abbiamo cercato di essere un po' più veloci e siamo anche riusciti, forse siamo stati un po' sfortunati all'inizio in un paio di situazioni che abbiamo avuto sulla sinistra con Perisic, però io penso che noi dobbiamo continuare a cercare di migliorare. Prego. Buonasera. Sera. Dopo il Palermo gli chiesi della partita contro la Roma se sarà decisiva, ci riprovo, col Bologna avete vinto. Sarà decisiva contro la Roma a questo punto? Adesso dipenderà anche dal risultato di domani e comunque sicuramente sarà una partita importante perché fare risultato positivo a Roma cambierebbe tutto, sicuramente questo sì. Prego. Buonasera mister. Buonasera. Al 70esimo, quando è entrato Palacio, è sembrato avercela con qualcuno lei? C'è stato qualcuno che ha detto qualcosa tra i tifosi sopra la panchina? Non mi ricordo. È sembrato un po'... No, non mi ricordo, sinceramente. Ero concentrato. Grazie. In fondo... Mister, è una vittoria che però lascia l'amaro in bocca proprio per la situazione in vista della partita con la Roma, le assenze in attacco, il problema anche di Mauro. Questo dispiace, ma 11 giocatori li troveremo da mettere in campo e comunque quelli che andranno in campo sono sicuro che faranno il possibile per battere la Roma. Poi quando si è fatto male Mauro, tutti magari ci aspettavamo l'ingresso di Palacio, invece hai optato per scegliere Condobbia. No, perché ho pensato che forse non dando riferimenti a... siccome si è stato in dubbio fino alla fine, perché non volevamo dare molti riferimenti ai difensori del Bologna, pensando così e potendo alternare dietro a Eder, Perisic, Ljajic e Brozovic, come ha fatto con la Juve, pensavamo di poter avere molte più occasioni che abbiamo avuto, poi chiaramente ci è mancato il finalizzatore perché Eder era da solo in area, però la squadra ha giocato, ha fatto le cose buone. Senti, adesso magari passa come l'errore di Condobbia, che è stato di fatto un grave errore, però al di là di quello aveva fatto una bella partita quando è entrato in campo. No, Condobbia ha fatto una grande partita secondo me e sta migliorando di partita in partita, però sicuramente alla fine si evitava un po' di c'era, insomma, 3 minuti così, poi è una partita che comunque al secondo tempo aveva fatto i 2 gol, non avevamo rischiato quasi mai, quindi insomma siamo messi a rischio per niente. Grazie, buonasera a tutti.